E tra i problemi c'è certamente quello della giustizia, del diritto dei cittadini a una giustizia giusta e all'effettivo rispetto della loro dignità se colpiti da sanzioni per imputazioni o per condanne. Siamo con Don Ettore Cannavera, fondatore della comunità La Collina a Serdiana, un'esperienza che nasce nel 1995. Ci può raccontare quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a fondare e a dar vita a questo progetto? È nata dentro il carcere minorile di Quartuccio. Io già da 2 anni ero cappellano, sono stato cappellano nel 93. E ho visto che molti ragazzi, finito di espiare la pena, ritornando nei loro contesti, facilmente ricommettevano reati, per cui li ritrovavamo o nel nostro carcere minorile o addirittura nel carcere degli adulti a buon cammino. Allora ho pensato, ma non si può scontare la pena in altro modo, fuori dal carcere? Mi presento al tribunale, al presidente del tribunale dei minori, e mi dice: certo, la legge lo prevede. Se tu hai una struttura dove mi garantisci un certo controllo e una collaborazione stretta con noi e col servizio sociale, si può. E così nel 95, insieme ai volontari che già lavoravano con me dentro il carcere di Quartuccio, abbiamo avviato la prima struttura che chiamiamo Collina 1. Nata solamente dalla volontà, dalla caparbietà e dalla disponibilità economica di un gruppo di 25 persone che si sono quotati, e devo dire dentro anche un magistrato, 2 avvocati, per cui senza nessun contributo istituzionale abbiamo tentato questa esperienza e abbiamo accolto così i primi 2 ragazzi condannati per omicidio della zona del Nuorese. Anche con una certa perplessità del procuratore, ma questi potrebbero ricommettere reati. È stata la grande fiducia che ci ha dato il presidente del tribunale di allora, Gianluigi Ferrero, di iniziare questa esperienza. Nel giro di pochi anni le richieste sono cresciute di molto, per cui era necessaria una collina 2, una collina 3 e una collina 4, come stiamo avviando adesso. Cioè ogni comunità può avere massimo 6 ospiti. Perché sono piccole comunità, per avere una relazione affettiva significativa. Così, dopo la prima esperienza che è durata 4 anni, ci siamo presentati alle istituzioni, alla Regione Sarda, dicendo: perché non costruiamo, non ci finanziate un allargamento di questa esperienza? Anche con l'aiuto del Tribunale, che anche loro hanno dato una spinta, l'allora assessore, ma era tutto il consiglio, che ha nella finanziaria stanziato quasi 2 milioni di euro per avviare tutto il resto che qui vedete. Noi abbiamo messo a disposizione il nostro terreno, perché il terreno era mio, che io ho ereditato dai miei genitori, quindi il fatto che noi privati abbiamo dato allo Stato un pezzo di terreno, anche loro si sono subito convinti che doveva essere un'opera buona. E così siamo arrivati ad avere 4 comunità, 3 qua dentro e 1 in un appartamento fuori a Serdiana, per accogliere questi ragazzi che si trovano tutti in espiazione penale, stanno ancora scontando una pena in misura alternativa alla detenzione. Quanto è importante trovare e applicare misure alternative alla detenzione, soprattutto per dei ragazzi, per dei giovani, per dei minori? È un problema di estrema attualità. Vengo proprio ieri a Roma a discutere di questo, che è stata anche una proposta che ha fatto il nostro ministro Severino in Parlamento, ma non è passata purtroppo. Perché la percezione della società è ancora giustizialista, meglio il carcere, fuori sono pericolosi. Invece oggi finalmente anche la politica si sta muovendo per le misure alternative, per tanti motivi, a iniziare dal sovraffollamento in carcere, ma quello che convince di più sono i dati. La recidività, cioè ricommettere il reato di chi sconta totalmente la pena in carcere ed esce fuori, è del 70%. Voi pensate che in carcere 7 su 10 sono recidivi,
hanno scontato e ricommettono reato. Nelle comunità come la nostra, a livello nazionale scende al 10% la recidività, quindi non si salvano tutti, ma devo dire che da noi è scesa al 4%, quindi su 100 ragazzi che sono passati qui solo 4 hanno ricommesso reati. Quindi se questo fa un calcolo anche economico e di prevenzione e di recupero delle persone, le misure alternative sono vincenti, non per tutti. Io non parlo della criminalità organizzata di Dottor Rina, parlo dei ragazzi che commettono reati per il loro disagio psicologico, per il contesto che li porta anche a commettere questi reati. Il carcere non serve, è dannoso, commettono ancora più reati. La carcere è scuola di devianza. Per la sua esperienza, come è cambiato il disagio minorile in questi anni, non solo da quando ha fondato la comunità, ma anche la sua esperienza in carcere come cappellano? È cambiato in negativo, in questo senso. Prima i ragazzi che erano in carcere, voi pensate che a Quartucci avevamo 45 ragazzi, oggi ne abbiamo 10, oggi ne abbiamo 4. Perché cosa è cambiato? Allora c'erano i reati veri. Per esempio, qui in comunità io ho avuto 11 ragazzi condannati per omicidio. Adesso il reato invece che è più diffuso è lo spaccio, è la droga. Non solo questo del reato che i ragazzi commettono a danno di altri ragazzi, ma la situazione più che si è aggravata è il disagio psichico. Noi oggi abbiamo che nel nostro carcere minorile, lo diceva ieri il direttore in un'altra intervista, ragazzi non in carcere perché hanno commesso dei reati, ma per il loro disagio psichico, oserei dire psichiatrico. E noi ci chiediamo a che serve il carcere a un ragazzo che ha problemi di salute. Oggi sono proprio questi i nostri giovani che sbagliano per situazioni gravi, familiari, di contesto sociale che li porta a delle situazioni di schizofrenia, di problematiche psichiatriche che vanno curate, non contenute dentro un carcere. Come si svolge l'attività all'interno della comunità? Come si svolgono le giornate? È una giornata molto impegnativa, ecco la differenza grossa dal carcere. Per capirci meglio, il carcere un ragazzo può stare a letto tutto il giorno, in cella, rifiuta qualsiasi attività che tu gli puoi proporre. Qui no. Chi viene qui infatti viene prima in prova per 2 o 3 mesi, poi decide se starci. Perché? Perché farà 8 ore di lavoro. Alle 6 del mattino l'ha levata. Chi è agli arresti deve stare qui a lavorare qui. In questo momento ne abbiamo uno agli arresti e uno in detenzione domiciliare. Gli altri possono lavorare fuori con delle commesse che abbiamo dai paesi vicini, Settimo, Doglianova, Serdiana, spazzamento delle strade, gestione del verde pubblico. Anche perché qui la comunità è autofinanziata. Voi pensate che quanto ci costa il carcere? Il carcere minorile costa al giorno ogni ragazzo 600 euro, non al mese, al giorno 600 euro. Qui invece un ragazzo vive del suo lavoro, guadagna circa 600 euro, sono lavori agricoli, lavori di manutenzione, perché deve contribuire alle spese. La regione sarda, che ormai da 12 anni, paga gli stipendi agli operatori. Punto e basta, non nella rendicontazione, non possiamo presentare spese per mangiare, le bollette del gas e della luce, deve essere pagato dai ragazzi stessi e da noi operatori che viviamo. Quando un ragazzo guadagna circa 600 euro, 300 li deve mettere in cassa comune, gli altri 300 sono per sé, per vestirsi, cellulare, fumare, andare a casa. Quindi questa è a mio avviso l'ottica fondamentale, contro ogni assistenzialismo, qual è il carcere, dove vengono vestiti, mangiati a spese nostre, lì devono vivere del loro lavoro. Quindi parlo di ragazzi capaci, intelligenti, forti, solo che hanno preso una strada sbagliata. Io mi sto rendendo conto che i ragazzi che cominciano a capire che devono vivere del loro lavoro acquistano una grande dignità, una grande stima di sé, perché dicono: questo è il mio lavoro, posso comprarmi questo perché io l'ho lavorato, mi sono alzato presto, sono andato giù in azienda a lavorare. Qui vengono assunti dalla cooperativa, perché oltre all'associazione di volontariato, che è la proprietaria del tutto, eccetto di questa struttura che è dell'Unione dei Comuni, la cooperativa prende i ragazzi al lavoro, quindi li retribuisce, hanno il loro stipendio, però quasi metà del loro stipendio va in una cassa per tutte le spese comunitarie, dal cibo alle bollette, come in ogni famiglia. Allora educarli anche a questo è molto importante, che devono vivere del loro lavoro e non essere assistiti né dallo Stato in carcere né dai servizi sociali nel loro comune, come forse erano abituati, provenendo anche da famiglie povere. E questo dà veramente la possibilità di un recupero autentico della propria personalità.